Cos'è stato? Avete visto? Mi sono trovato il tizio che mi stava limonando le pupille. Ma che schifo. Ok, ora ha un aspetto decisamente molto ma molto più serio. Quella ruota sta andando in direzione opposta rispetto alle altre. Digievolviti. Wow, è proprio un posto meraviglioso. Che apri, sputpumf. Aspetta, sta andando a prendere i soldi dalla Daisy. Licenziato. Questo stand ha la più alta concentrazione di limoni che si sia mai vista sulla Terra. Guarda roba. Ok, i potenziamenti hanno funzionato meglio del previsto. Che ci fa il bambino fuori? Da dove è uscito il bambino? Cioè, so da dove è uscito il bambino. Oh, Gesù, che spettacolo inquietante. È come se ci fossero tanti piccoli zombie che vogliono ciancicarmi il conto in banca. Chiudi la porta, presto. Tesoro, smettila di concepirne, per favore. E di partorirne. No, meglio se esco da questa casa. È stato veramente uno spettacolo inquietante. Peraltro mi sembra che manchi metà casa. No, beh, un attimo. Mi sembrava che mancasse il tetto da questo lato. Buon Salvino. Ah no, è solo un gioco programmato di merda. È vero. Signori, bentornati su Pumpling Simulator. Oggi col 30% di Pumpling in più. Per dovere di cronaca ci sono 10 minuti dello scorso episodio che voi dovete ancora vedere. Dategli pure un'occhiata. Io intanto vedo di raggiungere il mio ufficio. E che se per errore un cliente ci passa in parte, gli si trancia la testa e ci pigliamo le peggio denunce. Dobbiamo pur sempre tenere in considerazione che la sala giochi mi consuma uno sfacello di corrente. Ah, ma dov'è che avete ordinato uno sfacello di roba? Chi è che ha ordinato 80 limoni? Ma porca la miseria! Dicevo, pertanto, più corrente risparmiamo e meglio è. 80 limoni! Ma che cocchio di spermuta dovete fare? Adesso faccio la minchiata della vita. Riempio uno stand solo di limoni. Porca miseria, ti si stringe la bocca un po' a culo di gallina lì, come cocchio si dice, Anche solo quando ci passo in parte. Questo stand ha la più alta concentrazione di limoni che si sia mai vista sulla Terra. È assurdo. Ammetto, mi piacerebbe sapere quanto denaro ci sta facendo guadagnare la sala giochi. Se avessi una sorta di resoconto, sarei un direttore d'azienda molto ma molto più felice. Aspetta che controllo che siano pieni. Ai, dobbiamo ordinare altri pupazzetti? Sì, sembrerebbe di sì. A caramelle siamo messi bene, almeno questo. Ok, ha funzionato, perché, come ho detto, quando non sto parlando, li senti sottofondo. Hello, e basta. E avete stracciato... Ho sentito, avete veramente stracciato la ciolla? Vado via che è meglio. Ok, nel frattempo ho fatto qualche altra spesa folle e dalla Daisy mi hanno incassato 3.400 dollari. Cioè, mi avete letteralmente nullificato la spesa. Non che io mi lamenti, per dover di cronaca ho comprato altri pannelli solari. Oddio, mi dicono dalla regia che adesso abbiamo spazio per un altro cabinato. E per il resto dovremmo essere a posto. La maggior parte delle strutture importanti ci sono già. Abbiamo i quadri. Senti... Vabbè, non so dove debbano andare. Compra qualche quadro extra, così che... Sono di tre tipologie, non è che è una varietà incredibile. Bartolo, ma hai fatto cagare a mano! E suonami il clacson! Di solito sono tutti che me lo suonano. Detto così suona male. Ma insomma ci siamo capiti, Bartolone. Ragazzino, cosa stai facendo? Ragazzino? Ah, ok. No, inizialmente sembrava che avesse preso qualcosa, ma le sue mani erano tipo vuote. Ok, dove posso metterli i quadri, scusa? Così a random all'interno del negozio. Ok. Non ci trovo il benché minimo senso logico, ma gioco dice fidati che è bello. Mi permetto di dissentire, perché onestamente a guardarli mi è venuta la dissenteria. Scusi, non volevo fare i giochi di parole stupidi, però quando ci vuole, ci vuole. Allora, ho comprato un altro di questi frigoriferi, perché il gioco diceva c'è spazio per metterne un altro. Dove? Ah, laggiù, ma certo. Dopo che ti sei divertito alle macchinette, perché non ti fai anche un bel gelato? Madonna, che una voglia incredibile. Ma cosa stai facendo? Ah, state rifornendo le macchinette coi pupazzetti. Bravo ragazzo, sono proprio tanto tanto fiero di te. Abbiamo 32.000 dollari, maronne. Potrei anche comprarmi casa nuova. Solo che poi non mi resta benché minima traccia di denaro. Ma insomma ci siamo capiti. Ok, questi li abbiamo riforniti. Per un secondo pensavo di aver buggato cose. Ma io non avevo comprato delle luci. Scusate, gioco dice no. Ma no, quello è il mio cabinato, quello è il mio cabinato. Dammi il cabinato, razza di idiota. E mi domandavo dove fosse fini. Vabbè, dove vai installato? Ah, laggiù, pensavo fosse per la sala giochi. Ho sentito bonjour. Oh, una variazione su hello. Porca miseria, gioco, ti ringrazio, Sei praticamente poliglotta, è qualcosa di assurdo. Sì, ma mo abbiamo finito i gelati. Dovrei controllare io stesso cosa abbiamo a magazzino. Però per dover di cronaca ai nostri clienti,
comprano qualunque cagata, li metti sugli stand, non è che si fanno troppi problemi. Wow, altri 3000 dollari, quanti cocchio erano? No, magari i limoni no, eviterei. Dicevo, altri 3000 dollari incassati dalla Daisy e 4300 dollari spesi dal telone in mero cibo. Nulla di più, nulla di meno. Eh beh sì, alle 4 di pomeriggio, Lonino, ti torneranno un sacco utili. Utili, perfetto. E vai di upgrade 1 ed upgrade 2. Ok, il tetto è pieno zeppo di pannelli solari, li abbiamo installati tutti. Max, Max, ma... potevi usare anche la tanica di benzina qua. E dai, eh. Perfetto, siamo un po' scesi di capitale, ma ho ordinato la vita. Forza Bartolone, che la gente c'ha bisogno di gelati. Muovi il culo. E... grazie, molto gentile. Aspetta che prendo i gelati e scappo. 80 gelati, mi sa che ne ho ordinati effettivamente un po' troppi, eh. Ribadisco che possiamo riordinare meglio la roba nel frigorifero. E voilà, ottimo, questo è pieno. Qui non abbiamo messo frigoriferi. Strano, in effetti no, il gioco diceva che ne potevo comprare altri. Scusi signore, non volevo prenderli pieno, porti pazienza. E cos'altro avevo comprato? Guarda roba! Ok, i potenziamenti hanno funzionato meglio del previsto. La signora non ha fatto benzina, ha solo fatto spesa. Ok, direi che alla gente di sto posto i limoni non piacciono. Ragazzi, i frigoriferi sono vuoti! Guarda che roba, è quasi tutto vuoto qua. No, no, meglio, vuol dire che c'è un sacco di clienti. Ma Max non riesce a ordinare abbastanza rapidamente la merce. Sì, sì, non c'è più nulla qua dentro. Ma porca canaglia. Signori, se voi non vendete, io non guadagno. Grazie, grazie, proprio Daisy, c'era bisogno di te. Dicevo, io non guadagno. Ecco qua, gelato is the way. Ah, ok, avete ordinato un po' di merce. No, davvero, è meglio che gli do io una mano. O fra 841 anni siamo ancora qua. Allora, facciamo lo stand delle limonate. Da una parte i limoni e dall'altra le limonate. Non so se è una presa per il culo o allo sviluppatore i limoni piacciono proprio una cifra. O è perché alla gente non piacciono i limoni. Limoni, io adoro i limoni. E purtroppo per colpa della mia gastrite il limone adesso non lo devo più toccare. Ma che due balle. Cioè, mi piacevano le caramelle. È arrivata la bolletta della luce nel frattempo. Porca miseria. Sì, ma non riesco a vedere nulla. Porta pazienza, ciccio. Fatemi vedere cosa è successo. Buongiornissimo. Ah, quella della luce è già stata pagata. Mi restano 203 dollari di tasse e 905 dollari dell'acqua. Aspetta che la pago subito, che altrimenti non possiamo lavare le auto e la gente poi mi straccia gli zebedei. Allora, abbiamo anche il cibo per cani. Oh mio Dio, il commissario Rex non gli ho dato da mangiare. In teoria il nostro Max, il manager, si dovrebbe occupare di nutrire il cane. Però io un'occhiata gliela voglio dare. In verità non è passato mezzo ladro, se notate bene. Vi ricordate che per due giorni avremmo dovuto avere una quantità spropositata di ladri? Max, come va? Tutto bene? Zio Billy, ma mettiti in mezza luce, ciccio. Senti, guarda, te le compro io, le paga l'azienda. E vedi che il commissario Rex effettivamente è un po' affamato. Non è troppo affamato. Quindi qualcuno si sta prendendo cura di lui. O si sta cibando dei cadaveri dei ladri. Cioè, in teoria io posso prendere uno di questi e possiamo nutrire la piccola bestia di Satana, vero piccolo stellino? Ah, boh, salve. Perché non gli posso dare da mangiare? Commissario? Che faccio? Non mi dire che non gli possiamo dare il cibo per cani, ma solo i tramezzini e tutte cose. Sarebbe una cagata di proporzioni veramente bibliche, ma porca la miseria. Cioè, ricordiamoci di che gioco stiamo parlando, per dover di cronaca, eh. Allora, qui abbiamo lattine, le luci, perfetto. Alcune delle quali volevo installare direttamente qua davanti. Ok, lo volevo fare da un bel po' di tempo. Oh, ora è tutto ben uniformemente illuminational. E le altre vanno messe qua dentro. Questo è quello che accadrebbe se l'ufficio fosse uniformemente illuminato. E questo è quello che invece abbiamo adesso. Ma insomma ci siamo capiti. Max, davvero ti metto un po' di lucine qua, perché ciccio, non si vede praticamente nulla. E il resto le piazziamo casomai qua al centro. Vediamo un po'. Meglio, porcaccia la miseria. Ciccio, ho capito che c'hai sonno, zio Billy. Signorine, sono molto fiero di voi. È tutto bello pulito. Tranne voi che siete slercerrime. Ma quella è una cosa anche accettabile. Ok, la situazione è di nuovo sotto controllo. Perfetto. Non ci sono neanche stati incendi una volta tanto, eh. Sono proprio contento. Però sì, ma come faccio a sapere? Oh, economy, eccola qua. Qui possiamo vedere la toy machine che ci ha fatto guadagnare 575 dollari. La maggior parte dei guadagni arrivano direttamente dalle vendite. Quindi presumo che si intenda sia benzina che cibo e via dicendo. E le riparazioni ci fruttano veramente un sacco. Ok, questa è veramente un'ottima notizia.
È vero, dovevo tornare a casa per installare le lampade. Mi sono completamente dimenticato. Poi chi la sente la mia ragazza, che tanto non parla in verità, eh? Di solito si limita a guardarmi con odio e disprezzo mentre dormo e lei rimane in piedi in un angolino con la prole che le cammina ai piedi. Salve prole, stavo proprio parlando di voi. Allora, dove posso installare queste lampade? Gioco, mi hai detto che c'erano un bel po' di spazi in cui installare le lampade? Non prendiamoci per il chiurlo, perché non ci sono spazi qua. Non ce n'è mezzo. Buon Salvino. Voglio dire... No, bambini, non giocate che vi fate male. Come faccio ad installarle? Fatemele installare. Ok, ora mi sono triggerato malissimo. Perché mi hai detto che le potevo installare? Allora, datemi mezzo secondo. Ok, adesso torno alla stazione, anche se sono le 11 di sera. Guardo in faccia nessuno io. Se scopro che sta roba andava in ufficio, giuro che mi triggerò male. No, non faccio anche la battuta del... Ma porca di quelli per porca. Allora, laggiù, no? Nel negozio nemmeno. Van tutte nell'ufficio. Ma io cosa cocchio ho comprato a fare allora le lampade a soffitto? Ah, ma mi prendi per il chiurlo. Ok, senti, sniaccale. Lasciamo stare, che mi sono troppo incocchiato. Bravo, ovviamente sei andato a dormire solo perché sono le 11 di sera. Lasciamo stare sta gente. Al centro, perché non mettiamo una bella lampada al centro che rompe i maroni a tutti? Ok, ora ti puoi abbronzare in questo. Porca la miseria. Max, mettiti gli occhiali da sole adesso. Siamo passati da un estremo a quell'altro. Sviluppatore, io ti voglio bene, ma dammi la possibilità di sistemare sta casa. Cioè, mi hai dato il denaro. Ora abbiamo più... Oh, Gesù. Che ci fa il bambino fuori? Da dove è uscito il bambino? Cioè, so da dove è uscito il bambino. Intendo da dove è uscito dalla casa. Frega niente, frega nulla, mi faccio gli straccavolacci miei. Sono un padre orribile? Assolutamente sì, denunciatemi. Ed eccoci ritornati al presente. Allora, devo fare mente locale perché sono passati un po' di giorni. Figlioli, ho visto che lo scorso episodio è andato veramente, ma veramente di merda. Fatemi sapere se questa serie non vi interessa più. Non so se è stato un problema della miniatura che lo faceva sembrare un altro gioco e tutte cose, perché ci vuole veramente... cosa vuoi, Ciccio? Che ti lamenti? Ma cosa stai comprando? La zuppa di pollo. Perché abbiamo della zuppa di pollo? Scusi, signore, mi ha spaventato. Sui frigoriferi esterni dove di solito mettiamo i gelati e tutte cose. La gente da queste parti fa veramente schifo. Allora, ritornando a noi, facciamo il punto della situation. Mi dicono dalla regia che dobbiamo comprare altri deodoranti per ambiente, che non mi pare la peggiore delle idee. E possiamo installare molti altri condizionatori. Non li ho messi nella sala giochi i deodoranti. Porca la miseria. Ecco qua, ho fatto un ordine veloce di materiale. Comunque sì, quel posto spuzzerà tantissimo di ascella e disperazione. Signora, che sta combinando? Non si compenetri male con gli oggetti. Mi sa che dobbiamo comprare altri orsacchiotti quanto prima. Però sì, di giorno non si vede nacciola di niente. Quanto ci chiedevano per migliorare con questo luogo? $4,500. Beh, magari dopo li spendo, perché appena possibile vorrei anche vedere di... Non era quello che ho ordinato, ma vabbè, dettagli. Perché? Perché questi oggetti sono qua? Ragazzi? Cosa diavolo è accaduto? Sono confuso. Daisy, cosa stai combinando? Daisy, non toccare o ti spezzo le manine. Ma dimmi, teste donne che vengono a palpeggiarti la Coca-Cola. Volevo riempire il distributore automatico. Perfetto. Nel frattempo il Bartolone nazionale è arrivato. Bartolone, scarica tutta la merce. Scusate, ma se questi non li utilizza nessuno, me ne porto via uno in più. Avevo ordinato i supporti dei deodoranti per gli ambienti, ma... Ah sì, eccoli qua. Metti via questo. Dicevo, eccoli qua. In effetti, la mia teoria era corretta. Li dobbiamo installare pure qua dentro. Uno... l'ho installato? Gioco, cosa sta accadendo? Ma, dove è andato l'altro? Ho cliccato due volte ma me ne è installato uno. Gioco, cosa cocchio? Stanno succedendo fenomeni paranormali? Più del solito, peraltro. Cosa fate tutti qua? Ragazzi, i clienti alle pompe normali. Forse sono già stati tutti serviti. Siete così tanto veloci per davvero? Oh, parrebbe di sì. Ma che roba, ci sono miei dipendenti che corrono letteralmente in qualunque direzione. Ah, con quante Daisy, non me lo dici? No, Daisy, non fatemi casino, porca di quelli per porca. Ah, là dentro non servono altri condizionatori. Non per adesso, quantomeno. Fammene installare uno ulteriore in bagno. Olè. Fa talmente tanto freddo in quel bagno che quando entri non ti trovi il pipino. Ma vabbè, dettagli. Allora questo lo possiamo installare qui. No, davvero, l'altro dove è andato? C'erano chiaramente due slot indicati. Vabbè, non lo rivedremo mai più. Questo lo posso portare via io. E poi ho ordinato delle cuccie per cani, ma non ho capito perché. Gioco mi ha detto che ci sono altri tre punti in cui poterla mettere. Ma perché? Ma che senso ha? Pensavo in altri punti della stazione di servizio.
Perché il nostro cane dovrebbe avere tre cucce? Fuffi, cioè, commissario Rex, ho capito che fai un ottimo lavoro. Vabbè, lo accetto molto passivamente. Ah, questo gioco programmato bene. Però ho la vaga impressione che i nostri stand... Beh, sì, diciamo di sì, si stiano svuotando. Oh mio Dio, cosa avete ordinato? Ancora fagioli! Ma... si sono trasferiti. Oh mio Dio, mancano una marea di bibite. La maggior parte dei frigoriferi sono vuoti. Max si è rimbecillito. Arriva un momento nella vita del telone in cui decide di fare lui stesso, dopo tanto tempo peraltro, l'ordine principale di bevande, cibo, sigarette. E chi più ne ha più ne metta. Infatti le cifre stanno salendo considerevolmente. Dobbiamo riempire tutti gli stand. Non voglio che la gente sia scontenta, lamentosa e via dicendo. Ecco qua, $4,486 di spesa ho fatto. Fatemi dare invece una occhiata veloce veloce ai potenziamenti per la stazione. Potremmo avere gli impiegati di livello massimo. Potrei licenziare tutti quegli scansafatiche. Sì, mi pare un ottimo ragionamento. E per $900 possiamo fare in modo che i nostri clienti guardino con maggiore interesse i nostri scaffali. Perfetto. Possiamo avere anche più dipendenti, ma mi costa 2000. No. Facciamo in modo che arrivino molti più clienti a piedi, sì, grazie, ed aumentiamo la velocità di lavoro dei nostri ragazzuoli. I prezzi sono già tutti sparati al massimo, tanto ormai la reputazione l'abbiamo già a 6. Oh no, è arrivato il corriere Bartolone, fuggite sciocchi! Oddio, 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 quanta roba, guarda quanta roba, ho paura di toccare qualcosa. Oh ragazzi, ridendo e comprando comunque, i nostri clienti stanno svuotando i vari distributori automatici. Quindi, Anghingo, non c'è neanche mezza bibita? Ok, le ho trovate, perfetto. Quindi vuol dire che tutto il denaro che abbiamo investito in questo luogo di perdizione ci sta ritornando indietro. Beh, come ho detto, le entrate non sono niente male. Ok, diamo una mano alle Daisy, perché sennò qua mi vien voglia di licenziarle, ma proprio tutte. Cibo per cani e ovviamente tonno, perché non noterete neanche la differenza dopo che lo avrete acquistato. Sono tutti prodotti... Ah! Tua nonna in carriola, ho fatto un salto assurdo. Dicevo, sono tutti prodotti di scarsa qualità. Mi son trovato il tizio che mi stava limonando le pupille. Ma che schifo. Scusate, dove boia sono le Daisy? Ah, stanno rifornendo gli stand. Allora, ho una mezza idea, visto che qua la situazione è letteralmente disastrosa. Mi sa che ci conviene assumere un altro magazziniere. Allora, diamo un'occhiata. Per quanto riguarda i nostri dipendenti, abbiamo Ryan che è di livello 3. Per adesso non lo licenzio, ma assumerei un... Ciao Ryan, sei proprio qua in parte. Un Ryan di livello 5, che mi pare la cosa migliore. E assumiamo una Daisy di livello 5, perfetto. Ah, non possiamo assumere altre persone, ma che due balle. Vabbè, non è un problema. Otto guarda, una Daisy di livello 3. Otto guarda, non c'è più la Daisy di livello 3, ma c'è quella di livello 5. In un modo o nell'altro io riesco sempre a fregare il sistema. Abbiamo un Oscar lavatore di macchine di livello 2. Licenzialo assolutamente. E assumiamo invece la versione a 5 stelle, che ovviamente ci costerà un botto e mezzo in più. Guarda quante bibite! Signora, lei deve fare un sacco di plin plin, eh? Anzi, c'è anche la gemella dietro, non mi ero accorto. Sì, dicevo, così facendo, ora che abbiamo più personale, intendo, dovremmo poter vendere una marea di prodotti in più. Senti, il latte qua, il sapore di fragola, mettilo anche fuori, tanto sta gente è americana, non hanno il benché minimo senso logico, ma vabbè, dettagli. E ho scoperto che tutti gli orsacchiotti invece erano ancora all'interno del magazzino. Ditemi che l'avete riempito. E vedi che non l'avete riempita? Ma dai, ma la sala giochi me la stanno ignorando tutti, ma siete delle M. Tanto che c'ero, ho comprato un altro di sti cosi dalla forma strana e molto ma molto inquietante. Senti, sgnaccolo lì. Gli sto lontano. Mi fa veramente un'impressione che voi non ci avete idea. Cioè, immaginate che aria pulita che respirate da queste parti. Ah, dopo una giornata di lavoro ti sei già preso i peggio schifi ai polmoni, questo è poco, ma sicuro. Signora, curvi anche prima la prossima volta. Ah, nei commenti mi avete detto, Lon, ma le piante stanno crescendo un po'. In verità, questa è già la pianta a livello 2. Perché io, mentre preparavo gli scorsi episodi, mi sono divertito ad irrigarle. Presumo che dovremo irrigarla ma veramente un sacco prima che arrivi a diventare un albero completo. Ribadisco, questa meccanica non ha il benché minimo senso. Mi desse un vero e proprio vantaggio, lo capirei. Lo sviluppatore a quanto pare c'aveva voglia di limoni. Come ho detto, i limoni gli piacciono un sacco a lui. Comunque la nostra area picnic sembra aver riscosso un discreto successo. Di solito ci vedo un bel po' di personcine. Potremmo vedere forse di comprare qualche tavolino extra. Allora, assicuriamoci che la situazione delle Daisy sia sotto controllo. Sì, ma vanno sempre a far la pausa, porca la miseria. Scusate, fatemi ritirare un bel po' di denaro. Alle, abbiamo $42,000. Chi è che ha deturpato il mio stand dei limoni? Ma veramente, avete messo qua le caramelle e le barrette di cioccolato?
Sì, però c'è pochissima merce sugli stand. Pensavo che l'avessero consegnata tutta. Ma che disastro, tutto a posto. Ok, sentite, siamo pieni zeppi di denaro. È giunto il momento di potenziare al livello massimo la nostra sala giochi. Oh, wow. Ok. Ok, ora un aspetto decisamente molto ma molto più serio. Cioè, all'interno mi mette ancora una tristezza veramente di proporzioni bibliche. Però è un po' meglio di prima. Oh, sei ricomparso. Perfetto, scusa, ti regalo la mia bomboletta. Ottimo. Oh, una volta tanto la sala giochi non sembra un luogo in cui molto probabilmente stanno spacciando delle droghe. Qui dietro abbiamo ancora il coso dei gelati. Scusi signora, ma lei ha pagato? Aspetta, ma lei è una Daisy. È chiaramente una Daisy. Porca la miseria, sono letteralmente dovunque. Stanno conquistando il mondo di Pumpling Simulator. Allora, dato che abbiamo potenziato un luogo, vuol dire che si saranno liberati nuovi slot. E infatti dobbiamo comprare due macchinette delle caramelle e altre due toy machine. Sì, ma sono 4.000 dollari buttati nel cesso. Ma porca la miseria. Senti, compriamo anche un bancomat e anche gli arcade. Oddio. Oddio, 8.900 dollari. Io vado a chiedere un prestito. No, ve lo giuro, io vado a chiedere uno stracocchio di prestito in banca. Bartolone, non mi puoi investire i clienti? Ma porca miseria, anche lei non mi passa in mezzo a Bartolone. Grazie, molto gentile ciccio. Allora, dov'è la mia roba? Abbiamo 4 cabinati. Oddio, mi sono appena ricordato che tecnicamente dovremmo anche potenziarli. Buongiorno, gioco, devo mettere anche l'altro cabinato. Oddio, perché i cabinati sono sempre buggati? Dai! Ogni stracocchio di volta devi trovare l'angolino. Da qua lo devo mettere. Se mi avvicino troppo il cabinato si spaventa. E l'upgrade costava 7,50. Poi non ho ancora capito che differenza comporti l'upgrade del cabinato. E voilà, va bene, vuoi che butto via il mio denaro? Fatto gioco, non mi faccio di questi problemi. Daisy, non toccarmi. Ok, quello lo puoi toccare. Poi abbiamo le macchinette delle caramelle. Una e due. Perfetto, che qualcuno prima o poi verrà a rifornire. Che ha coordinato tutta sta roba? Adesso non so più dove è la mia. Ma siete dei pezzenti. Non capisco più niente, già prima non ero messo bene. Vabbè, gli ho rubato praticamente le birrette qua, le Coca-Cola. Perfetto, e ci riempio il resto dei distributori. Ottimo. Lo faccio per le Daisy. Vuoi vedere che la mia roba l'hanno buttata qua dentro, molto probabilmente. Oddio, c'erano i quadri quelli brutti. E ho visto adesso che ci sono i tavoli da picnic e il bancomat. Allora, fammi vedere se il bancomat lo possiamo... Oh, alleluia! Ha più senso metterlo direttamente qua. Mi sa che io prendo forse una commissione sul suddetto bancomat. Più volte la gente lo usa e più volte io guadagno denaro. Però un dubbio mi sorge spontaneo. Prima che io mi sia ripagato i 1500 dollari del bancomat, quante cocchio di volte non me lo devono utilizzare? Come vanno le piante nel frattempo? Sì, ma che fatica, siamo appena al 71%. E dai. Se notate bene, in alto a destra c'è un cliente che sta usando il bancomat. Salve signore, posso guardare il suo PIN? Intanto le do una bella lavata. Ma che bel maschione sexy. No, adesso diventa una questione di principio. Devo vedere l'albero level upato. Assolutamente, sarà una cagata. Ma una cagata di proporzioni bibliche. Signorine, siete qua a grattarvi il culo? Oh, una volta tanto avete ripulito tutto. Oh, bene, va bene, va bene, non mi lamento. Lo ammetto, me la sono sempre presa con loro. Poi abbiamo le macchinette, quelle con gli orsacchiotti. Aspetta, quante ne posso installare? E 841? Ma mi prendete per il chiurro? Cioè, la gente viene qua a comprare orsacchiotti tutto il tempo. Magari la gente c'è un cazzo di meglio a fare con la propria vita, cioccolata. Cos'è stato? Avete visto? Sono straspaventato. Ma stiamo scherzando? Ho fatto un salto assurdo. Oh wow. Ok, ora gli stand sono decisamente molto più pieni del solito. L'importante è che non abbiate comprato troppi fagioli, altrimenti la mia ira si abbatterà su di voi. Però sì, i pavimenti sono puliti. Daisy, andate a servire i clienti. Lo ammetto, questo immane quantitativo di Daisy mi sta facendo salire le paranoie. Aspettate un attimo, il tizio che lava le macchine credo che sia ancora di livello basso, ora che ci penso. Aspetta, il meccanico è di livello 1. Jack! Licenziato all'istante, ma porca la miseria. E assumiamo invece un Jack, che mi costerà un botto di più, ma almeno dovrebbe servire i vari clienti molto più rapidamente. Oh, mi pare un ottimo ragionamento. Daisy? 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 Sarebbe meglio che tu andassi a lavorare. Ogni tanto mi ascoltano. Il che mi ricorda, e me ne ero dimenticato, prima di tutto di comprare altri orsacchiotti. Oddio, la narcolessia mi coglie di...
nuovo all'improvviso, perché li abbiamo praticamente finiti. Ecco qua, orsacchiotto is the way. Ma poi ci servono anche le sedie o anche gli sgabelli. Senti, compriamo gli sgabelli per la Daisy, che hanno già problemi e gli sgabelli mi costano anche molto di meno. Anzi, fatemi dare un'occhiata alla sala giochi durante la notte. Ok, direi che è anche correttamente illuminata. Non è male, cioè è più illuminata di sera che di giorno con la luce naturale del sole. Però tipo è mezza vuota. Figlioli, dobbiamo comprare altri cabinati, altre attrezzature. Mio Dio, quante auto non ci sono, porca la miseria. Dai Bartolone, pago il Prime, porca la miseria, dattina mossa. E che cocchio. Ah, posto, ricordo le prime volte, mamma mia. Ti arrivavano i tizi dei portali e ci mettevano 826 reincarnazioni. Allora, datemi mezzo secondo che devo capire come funziona il tutto. Premi F per prenderne uno. Ottimo, prendi lo sgabello. E glielo possiamo mettere anche qua dietro. Così le Daisy di tanto in tanto si possono rilassare. Uno sgabello da una parte ed uno sgabello da quest'altra. Commetto che le Daisy ovviamente troveranno un modo per buggarsi male male, ma insomma ci siamo capiti. Poi anche i nostri pompatori ufficiali avranno bisogno di riposarsi, quindi gli mettiamo un po' di sgabellini anche a loro, perché altrimenti devono farsi i chilometri cercando di trovare un punto in cui potersi riposare. Se no vanno a dormire là dentro. Che, no, scusa, così sembri in punizione, ciccio. Vabbè, anche un polpaccio che ti esce dal pantalone, ma insomma ci siamo capiti. Ok, no, aspetta, va piazzato così. Posto? Credo sia a posto. Non ci si può buggare con gli sgabelli dopo le 18? Ma porca la miseria. Ok, la giornata lavorativa è quasi finita. Io ho piazzato, no, c'è ancora uno sgabello. Che cocchio ne ho ordinati? Aio, ciccio, muovi il culo e stai sulla sedia a dondolo tutto il tempo. Ecco qua, questo è per voi. Ok, mi sembra che la situazione... Daisy, che cazzo ci fai qua tu? Cosa ci fai qua? Ma mi prendi per... Dove stai andando? Daisy? Vabbè, lasciamo stare. E la Daisy? Scusi? La sua auto è leggermente storta. Quella ruota sta andando in direzione opposta rispetto alle altre. Come cocchio gli l'avete montato o gonfiato? Non ne voglio sapere nulla. Ciccio, ti abbiamo appena assunto, sei il nuovo Jack peraltro. Ragazzi, capisco che sono le 10 di sera e dovreste andare a dormire, però ci sono le macchinette da riempire. E loro stanno lì tranquilli. I Ryan mi stanno veramente sulle balle. Di solito li trovi qua nel magazzino a limonare come non ci fosse un domani. Ma vabbè, dettagli, guarda, sono tutti da riempire questi. Ok, questi invece se la passano meglio. E questo è mezzo vuoto. Dai che ci facciamo una figura di M con i clienti. Ho capito che siamo di sera e quindi nessuno ci rompe le balle di solito. Però no, la verità è che non c'ho voglia di tornare a casa con mia moglie e gli 826 figli di Satana. Che sta cosa mi inquieta proprio una cifra. Ok, riempiamo gli stand delle caramelle. Ottimo, ce ne sono altri? No. Oh, quando è tutto bello ordinato il telone uno metto proprio felice. Ryan, metti la scatola in ufficio. Porca, vabbè, insomma, in magazzino, hai capito, ragazzo. Ragazzo, porca la miseria, non ne posso più di sta cacchio di storia. Ok, abbiamo 40.000 dollari, figlioli. Domani ci potrebbe anche tentare un upgrade veloce veloce della nostra abitazione. Per adesso, vabbè, dai, mi costringo a tornare a casa, sperando di non essere aggredito improvvisamente dalla prole di Satana. Mio Dio, sta casa è veramente brutta. Non ho capito perché. Maledetti bambini, mi sembrano quelli di The Forest. E che cocchio, ciao amore. Oh no. Oh no. Ok, ok. Meno male, per un secondo avevo temuto che volesse copulare di nuovo. Che la povera donna con tutti i figli che ha partorito ci avrà la patata che gli arriva tipo all'altezza delle ginocchia ormai, eh. Un prolasso vaginale assurdo. Ad ogni modo, è l'alba di un nuovo giorno. Aspettate che il gioco sta salvando. Sì, perché quando questo gioco salva, spostatevi prole di Satana, si bugga tutto, si ferma tutto. Sembra di essere tornati negli anni 90. Ok, upgradiamo la casa con me dentro. Oh wow, oh wow. Ok, questa è la mia nuova casa. Madre è sempre molto sconvolta. Il suo stato mentale non è migliorato nel frattempo. Sviluppatore, ma te sei andato a scuola di architettura dove? Al CEPU? Ma porca la miseria, cosa c'è qua sopra? Buon salvi. La prole di Satana è qua. Vabbè, amore. Va, che spettacolo di casa che non ci ritroviamo. Certo, pecca un attimino di arredamento. Sì, l'arredamento è molto, ma aiutatemi a dire, molto ma molto minimalista. Però poteva capitare di peggio. Sì, mi piace, non c'è neanche il corrimano. Boom! Voli di sotto e ti scappotti malissimo. Ma vabbè, dettagli. Sopra c'è la camera dei bambini, la prole di Satana. E io come esco da questa casa? Scusate. Ma dov'è l'entrata? No, davvero, dov'è l'entrata? E questa è l'entrata? E non capivo, porca la mia... Vabbè, cos'è? A scorrimento? Madonna. Che brutta cosa. La mia scrivania è rimasta qua dietro. E questo cos'è?
C'è una stanza completamente anonima. Ma e in tutto questo il garage è rimasto bruttissimo. Ok, che è sto schifo? Ma mi prendete in giro? Perché c'ho la cosa qua per riparare le auto? Va che non sono un meccanico io, eh. Non c'ho manco l'auto tecnicamente. Vabbè, figlioli, abbiamo la nuova casa. È particolare. È particolare, mi piace. Beh no, questa ve la devo dire. Abbiamo messo il mobile davanti alla vetrata. Davanti alla vetrata. No, scusate. Fatemi rientrare di nuovo all'interno dell'abitazione. Ci deve essere un posto più adatto in cui mettere sto coso. E il gioco dice sì, lo puoi mettere di qua. Ok. Direi un cicino meglio. In parte la porta d'entrata non è lo spazio più consono. Madre, non te lo volevo dire, ma questa è la cucina più triste che io abbia mai visto. Fatemi spostare il tavolino da caffè da lì. Me lo metti qua al centro del salotto. Qua ci sono delle sedie. Per chi? Sedie per cosa? Ma che è sta casa? Ma... sentite, me ne vado al lavoro che è meglio. Era già aperta la porta. E il bello è che qualcuno mi ha detto: Lon, ma non ti conviene comprarti un'auto al posto di spendere i soldi del biglietto dell'autobus? Allora, il biglietto dell'autobus costa 10 dollari, l'auto costa 8.000 dollari, dovrei fare 800 viaggi avanti e indietro, quindi dovrebbero passare 400 giorni prima che io riesca a ripagarmi l'intero costo dell'auto, quindi no. Sono molto bravo a fare bilanci preventivi dopo le mie esperienze lavorative pregresse, ma vabbè, dettagli. Allora, ritornando a noi, abbiamo un bel po' di roba da montare, non la Daisy purtroppo, perché a quanto pare il mio avvocato mi ha detto che sta per sporgere denuncia, ma facciamo finta di nulla. Allora, mettimi una macchinetta lì, altre due qua, perfetto. Se ho visto bene, no, non posso montare altri cabinati. A quanto pare la gente si divertirà semplicemente a palpeggiare i miei grandi e grossi orsacchiotti, ma finché sono contenti loro. Mi hanno detto che posso montare un altro frigorifero, sempre in parte alla sala giochi, presumo che l'altro sia tipo vuoto, vediamo un po'. Zio Billy, quanto odio aver sempre ragione. Max, ma porca di quella iperporca! Sti ragazzini adorano i gelati, toh, 110 gelati, spendo 600 dollari di gelati, perché io posso. Ok, ordine eseguito, e tanto che c'ero, ho fatto una piccola follia, ma lo scopriremo solo una volta che sarò tornato a casa. Deve essere una cagata di proporzioni bibliche, ve lo garantisco. Oh mio Dio, si sono magnati già tutto. Porca, oggi c'è l'invasione dei pelati a quanto pare. Del pomodoro e via dicendo. Però, basta good morning. Guarda roba che stanno comprando. Ciao Daisy, scusa chi è che ha ritirato il denaro? Max, Max dove sei? Max, grandissimo pezzo di erba. Non è possibile, per la prima volta ritiravo il denaro dopo un sacco di tempo. Ti odio nel profondo. Vabbè, ma ritirando una cassetta delle mance la ritiri da tutte. Ah, quindi non era una singola Daisy a ottenere tutto quel denaro, ma era l'insieme delle Daisy. Ok, si spiegano un po' di cose. Io avevo ordinato anche degli orsacchiotti in un momento non meglio precisato del mio passato. Ho la vaga impressione che abbiano già rifornito loro gli stand. Vabbè, poco male, datemi mezzo secondo che vedo di montare anche le lucine, perché abbiamo upgradato questo posto, quindi... un salve, grazie, quando un secondo. Un paio di luci qua e... oh mio Dio, quante ne devo montare all'interno? Direi che le abbiamo messe quasi tutte per dovere di cronaca. Fatemi giusto fare un saltino alle piante di limone. Sono cresciute tantissimo. Vabbè, non sono ancora al massimo. Questa è ancora un po' indietro per dovere di cronaca. No, è tanto indietro. E questa è al 97,6. Cioè, quindi fatemi capire bene. Questa era prima e questo è dopo. Però ancora non è il massimo. Ma che due balle di te. Ragazzi, assistiamo assieme al miracolo della natura. Digi evolviti! Che spettacolo la natura, ragazzi, che spettacolo. Aspettate che finisco di fare l'upgrade dei tavoli da picchennicchete. Ecco qua, questa zona è completa, perfetto. Dovrei comprare dei bidoni della spazzatura, però non sto più trovando... oh, salvino. Erano qua tutti gelati! Perché sono qua tutti gelati? 73 gelati alla fragola... solo alla fragola. Scusate, ma se uno gli piace, non lo so, alla cola, al limone, all'arancia... cosa avete riempito... avete riempito tutti i frigoriferi! Cioè, un'unica tipologia di gelato. Non vi sto odiando minimamente. Scusate, ma mettetela qua la roba, no? Ma che cocchio, ma siete scemi nel cervello. Ah, quattro bidoni ce li ho. No, dicevo, sta gente è veramente rincoglionita. Io un po' capisco. Ma qua si superano i limiti di legge. Aspettate che mettiamo un altro bidone anche qua in bagno. Perfetto. Ragazzi, mi state facendo confusione? Smettetela di spostarmi gli oggetti. Ok, avevo un ulteriore lampione. Senti, sgnaccalo là in fondo. Oh, per il resto sembra che arrivino veramente uno sfacelo di clienti. Non so se fare ancora l'upgrade delle pompe. Per quanto devo dire che ogni volta che passo è praticamente tutto al 100%. È assurdo. Ora ho capito perché stiamo facendo una marea di dindini.
Oh, mi avete anche rifornito gli stand. Spavento, porca miseria. Un po' meglio, forza Daisy. Guarda quanta roba. E che è tutto sto latte? Preghiamo tutte le divinità che quel tizio non sia intollerante al lattosio. Sennò appena arriva in bagno, letteralmente lui esplode. Perché abbiamo ancora limoni? Aspetta, abbiamo ancora una Daisy di livello 3. Licenziala subito, perfetto. E assumi un'altra Daisy di livello 5. Ottimo. E chi altro possiamo licenziare di bello? Che sia proprio di livello basso basso. Ma la Madeline... non lo so, probabilmente una Madeline può fare da sola. Anzi, licenziami il Ryan di livello 3 e assumi invece l'altro Ryan di livello 5. Ottimo. E come dicevo, licenziamo entrambe le Maddalene e mi assumi invece una singola Maddalena, ma di livello 5. Vediamo un po' se da sola riesce a mantenere il posto pulito. Sarei tentato di licenziare anche l'altra Daisy, voglio essere onesto con voi. Tuttavia abbiamo un Alex Pompatore di livello 3, licenzia. E assumi invece un Alex Pompatore di livello 5. Ok, queste sono tecniche e tattiche che ci daranno dei grandi vantaggi. I guadagni ci sono, figlioli, perché pian pianino ci stiamo ripigliando buona parte del denaro speso. Aspetta un attimo, gli upgrade per il sottoscritto, me ne ero dimenticato. Ne hanno aggiunti di nuovi. Posso fare un upgrade in modo tale da ridurre il degrado dei miei strumenti. Ok, così dovrebbe essere sceso del 50%. Più che altro è una rottura di balle, non voglio stare a comprarli ogni due minuti. Ora dovrei essere tipo Usain Bolt. Vediamo un po' quando corro. Il salto della Maddalena, perfetto. Perfetto, perfetto, sono uber veloce. Ragazzuoli, qua com'è la situazione? Cos'altro avete messo qua dentro? Perché i ghiaccioli sono qui? Ma siete imbecilli! Ma siete degli idioti! Ma porca la miseria, questi vanno qua dentro! Ma io cosa li compro a fare i congelatori? Razza di cretini patentati. Dai che si sciolgono i gelati. Ok, sono le 2 di pomeriggio. Faccio un saltino veloce a casa, perché in teoria Bartolone dovrebbe aver consegnato la mercanzia. Devo vedere sta cagata che ho fatto. Cioè, tecnicamente la cagata non l'ho fatta io. L'ha fatta lo sviluppatore. Buon Salvino, dove sono tutti i pacchi che ho ordinato? No, la prole no. Bambini, non toccate la roba di papà. Allora, ho ordinato 3 gas, perché non sto scherzando, mia madre può gestire 4 gas separatamente, 4 forni e tutte cose. Anzi, ogni fornello c'ha 4 gas, quindi 4x4, 16. Posso mettere un frigorifero al piano di sopra. Un frigorifero al piano di sopra. Cioè, no, scusate, questa me la dovete spiegare. Perché diavolo, posso installare un frigorifero sotto la scala che porta in camera da letto? Vabbè, quando non c'è voglia di andare fin di sotto. E doppio du frigorifer, ovviamente, qua in cucina. Wow, è proprio un posto meraviglioso. Che apri, spt-pumf. No, ok, ce la fai ad aprirlo, ok? Non giudico più male. Madre, non per dire. Non ci abbiamo un cazzo di niente da mangiare in sta casa, ma vabbè, dettagli. Poi abbiamo delle sedie che possiamo installare letteralmente così, a random in giro per casa. La famosa sedia in fondo alle scale che se scivoli di colpo ti spacchi l'osso del collo. Ah, il mio piccolo stellino ha imparato a salire e scendere le scale. Mi ucciderà nel sonno prima o poi. E una sedia la possiamo mettere sul terrazzo. Non ci arrivo su sto terrazzo, buon Salvino. Vabbè, si è aperta dopo, mi sono spaventato. Aio, ho capito, devo cliccare solo quando è verde. Perfetto. Quindi qua c'è un divano buttato ad cocchium. E in tutto questo posso installare delle lampade. Scusate una cosa, Bartolone? Lui dice che io sì, delle lampade le posso acquistare 5 e mandamele a casa. Come funziona? Ora vedo Bartolone arrivare dal vialetto. I misteri della vita lo scopriremo più avanti. Ah no, eccole qua. Compaiono direttamente. Compaiono direttamente. C'è una lampada qua in mezzo alle scale. In mezzo alle palle. Ma vabbè, dettagli. Ottimo. Mi servivano delle lampade anche in camera da letto, che non sarebbe male, perché altrimenti non si vede uno stracocchio di nulla. Zio Billy. Ma sviluppatore, davvero? Hai problemi seri, lasciatelo dire. Cosa che mi blocca? Ah, stavo calpestando uno dei miei bambini. Sì, è successo. È successo. Possiamo essere tutti d'accordo che non ne parleremo mai più, figlioli? Allora, possiamo mettere anche altri divani. Ve l'ho detto che avevo fatto le big spesucce. Ecco qua. Cioè, scusate, ma tralasciando i bambini, in questa casa abbiamo 3 culi. Madre, io e la mia amorosa. Vabbè, quello lì gliel'ho anche sfondato ormai, ma vabbè, dettagli. E cosa cocchio servono tutti sti divani? Ma davvero non abbiamo un'entrata? No, è proprio questa. Va bene, me ne torno in ufficio che è meglio.
Anzi, tanto che c'ero, ho fatto un salto al magazzino del robot. Salve signore, volevo vedere se avesse delle nuove merci. Un comodino, va bene, consegniamolo direttamente a casa, che ci può tornare utile. Ah, ma è tutto arredamento per casa. Cioè, vabbè, non è che ne abbiamo bisogno. Dei sandwich, vabbè, qui ti porto lì alla stazione di servizio che c'è la Daisy. Un'altra cuccia per il cane, no grazie, abbiamo già dato. E delle caramelle di dubbia provenienza. Immagino l'immane quantità di bambini con intossicazioni dopo aver mangiato quelle caramelle. Ma ribadisco, capita anche normalmente, eh. Ed eccomi ritornato, anche se sono tipo le 4 di pomeriggio. Il sole comincia a tramontare all'orizzonte. Ok, la situazione, come ho detto, è sotto controllo. Guarda quanta cocchio di gente che non c'è. No, vi giuro, sto luogo comincia a mettermi un cicinino di ansia, eh. Ma giusto un cicinino. Ancora, ma la volete smettere? I gelati vanno nel congelatore. Come fate a essere così imbecilli? Allora, facciamo una cosa del genere. Da product setting, oh, gli possiamo dire che le birre non vanno qua dentro. Ah, vedete? Ogni prodotto che va in congelatore, in frigo e tutte cose, c'ha il relativo simbolo, che non ho capito se non va messo fuori dal congelatore o si intende anche all'interno del nostro negozio. Può essere un po' tutti e due, molto probabilmente. Ah, la zuppa di gamberi, eccola qua. Quindi effettivamente andava messa nel frigorifero, il latte, il gelato... Non lo so se i nostri clienti rischino di ammalarsi o peggio. Beh, il vino lo puoi lasciare anche fuori dal congelatore o dal frigorifero, ciccio, ma... Vabbè, aspetta che c'era anche altra roba qui. E... chocolate milk, chicken stock. A posto? Che mi sta venendo un pochettino di ansia, direi di sì. Quindi gli dico copy. Ottimo, se io quindi vado di qua, gli posso anche dire paste. Sì, in teoria dovrebbe aver copiato le impostazioni. Sì, ok, vedete, tutti questi prodotti sono esclusi. Ed invece, no, aspetta, potrebbero essere installati di qua. Ferma tutto, vabbè. Paste anche di qua, ottimo, ho fatto il copia e incolla. Quindi ora gli imbecilli dovrebbero mettere tutta la mercanzia direttamente qua dentro, quantomeno quella deperibile. Cioè, avete chiamato Bartolone per della cioccolata. Poi non mi stupisco che si incazzino i corrieri. Oh Gesù, hanno svuotato di nuovo gli stand. Incredibile. Qualcuno ha comprato tutti i miei limoni? Oh, sono un ometto felice, una cosa è certa. Dobbiamo assumere un nuovo Max, perché quello attuale non sta facendo gli ordini. Max, abbiamo 8 miliardi di stand, ma sei un imbecille. Ma che cocchio. Anzi, facciamolo immediatamente. Abbiamo un Max di livello 5. Troviamo... Guardalo, guardalo, guardalo. Ha sentito che lo sto per licenziare, si è cacato. Aspetta, sta andando a prendere i soldi dalla Daisy. Licenziato. Eh no, non mi pigli per il culo. È assunto il nuovo Max. E che stracocchio, i soldi della Daisy sono miei, non me li devi toccare. Che vi ho detto? Che vi ho detto che stavo andando a prendere i soldi della Daisy? Ad ogni modo, figlioli, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Non so quando ci sarà la prossima puntata, visto che tecnicamente abbiamo esaurito il materiale disponibile. Eppure io vedrò, come ho detto, se continuare a fare nuovi episodi quando effettivamente lo sviluppatore ci degnerà di nuovi update di qualità molto ma molto discutibile. E voi direte, Ron, ma hai per caso comprato uno sfacelo di lampade? Assolutamente sì, perché io le lampade le metto anche qua all'esterno sul terrazzo, perché mettere delle plafoniere a parete sarebbe troppo semplice. Quindi ovviamente nei commenti voi fa... Cazzo, mi sono spaventato. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi buongiorno, si può andare là fuori? Grazie. Di questi aggiornamenti molto ma molto particolari. Cos'è sta roba, sviluppatore? Ma che te sei fumato? Io lo dico per lui, sono preoccupato. Chi metterebbe una poltroncina? Una poltroncina lì? Cos'è sta roba? Cioè, la sedia con la poltroncina in parte. Ma... davvero, ciccio, io ti voglio bene, mi sono affezionato a sto gioco. Oh, porcaccia la miseria, oh, mi fai preoccupare per il tuo buon senso. Vabbè, che per realizzare un gioco del genere il ah, guarda, di nuovo gli scaffali davanti alle finestre. Ma vabbè, dovrebbero calare le tenebre. E ora potete vedere che almeno la casa è correttamente illuminata. Mi hai fatto ordinare 841 divani perché hai detto che ce n'era bisogno. Dicevo, vedremo quando ci sarà. E spero proprio, ovviamente, che sia un aggiornamento bello, corposo e tutte cose. Ciao, amore, piccola, dopo andiamo a fare altri pampini. Love 100. Ah, perché le ho comprato una nuova casa, quindi ha detto ti sforno un altro paio di figlioli, non ci sono problemi. Ad ogni modo, figlioli, nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi arredo malissimo, ma proprio male, senza il benché minimo senso, a casa. Dove poi stai andando? Stai andando ad ammazzare la mamma? Bravo piccolo stellino. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!